Bene, GoPro Max. Ero curioso di provarla perché... c'è la funzione del blocco dell'orizzonte che dovrebbe essere impostata, quindi dovrebbe rimanere bella piatta per stabilizzare il tutto. Allora, già con la Max, adesso facciamo questa prova a microfono, vediamo se si capisce tutto, perché si sente molto di meno il suono di accensione e spegnimento, quindi a volte non capisci se si è accesa o no, e questo bisogna farci l'abitudine. Adesso andiamo su, poi giriamo a destra e ci facciamo Sherwood fino in fondo, giusto per vedere un po' come viene l'inquadratura e tutto. Non sono la gomma sgonfia clamorosamente davanti. Volata all'ora di pranzo per provare un po' la GoPro Max, visto che poi video di domenica si vede tutto scuro, poi ogni tanto diventava chiaro, più una roba di elettronica della 8. Adesso ho provato a fare il reset delle impostazioni, vediamo se poi funziona, ma ero curioso di provare la Max per il discorso che si può allineare all'orizzonte e si può bloccare, no? Quindi dovrebbe rimanere molto stabile e piatta. Ho fatto un girettino proprio piano, vestito da negozio con i jeans, quindi diciamo un abbigliamento da boscaiolo, e vediamo un po' come viene. Dopo lo pubblico in qualsiasi condizione sia, magari è una cagata della Madonna, però volevo prepararmi anche al meglio, visto che poi probabilmente domani dovrei riuscire a ricevere la Santa Cruz Eckler, e quindi faremo un bel test domani a pranzo, e sempre qui, sempre sulla discesa di Sherwood, almeno abbiamo tutti i riferimenti con le altre bici provate, e vediamo un po' come va. Dai, ciao a tutti. Passa sempre lì, ma qui è più bello. Proviamo.
più dritto, meglio stimolarla un po', andare dentro di lì.